Ci sono importantissime novità da sapere riguardo all'ecosistema MakerDAO e alla stablecoin DAI, in quanto oggi avviene un passaggio molto molto importante, ovvero quello da monocollaterale a multicollaterale. In questo video vi spiego tutto quello che dovete fare per aggiornare i vostri DAI ai nuovi multicollaterale e non rimanere indietro con questo sistema. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Come vi dicevo, oggi c'è un upgrade molto importante del protocollo MakerDAO. Occorre migrare per l'appunto i propri DAI da singolo collaterale a multicollaterale, in quanto i vecchi DAI a singolo collaterale rimarranno, cioè cadranno in disuso nel tempo, e quindi è importante aggiornarli. Oggi vi spiego come fare, come utilizzare lo smart contract che permette la migrazione dei vecchi DAI verso i nuovi, cosa dovete fare se avete ad esempio un prestito aperto con Compound piuttosto che con altre piattaforme di DeFi simili, e inoltre andiamo a vedere quali sono le migliorie introdotte al progetto MakerDAO e alla stablecoin DAI con questo upgrade a multicollaterale, perché non è l'unica cosa che avviene. Infatti, tra le varie cose, sicuramente vi stuzzicherà, viene introdotta una piattaforma che permette di vincolare i propri DAI a uno smart contract e guadagnarci sopra un interesse, una sorta di compound integrato direttamente nella piattaforma Maker. Seguitemi quindi e andiamo a vedere cosa c'è da fare e cosa c'è da sapere. Ma prima vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, mi gasate tantissimo e mi incentivate sempre a dare del mio meglio nel produrre contenuti di qualità. Iscrivetevi al canale e cliccate anche la campanellina, che così vi arrivano le notifiche e siete sempre sul pezzo. Mi raccomando, iscrivetevi, che siamo quasi 12.000 e quindi c'è il giveaway in arrivo. Iscrivetevi. Seguitemi anche sui social, link in descrizione. Andiamo a vedere le migliorie e cosa fare per aggiornare i nostri DAI. Il passaggio a multicollaterale è uno step importantissimo per l'ecosistema di Maker, che, come sapete, al momento utilizza soltanto Ether come appunto collaterale sottostante sul quale viene erogata, creata la stablecoin DAI. Per chi non sa di che cosa stiamo parlando, vi faccio un brevissimo riassunto e vi lascio un link al mio video vecchio, parecchio vecchio, che ho fatto su Maker e su DAI, che ve lo lascio qua in alto a destra. Maker è un ecosistema, una piattaforma di creazione di quelli che si chiamano CDP, ovvero Collateralized Debt Position. Questo altro non è che un prestito che viene chiesto alla piattaforma in cambio del vincolo di un collaterale. Quindi io sono possessore di 10 Ether, decido di vincolarli alla piattaforma e ricevo in cambio un controvalore in DAI, che è una stablecoin il cui valore è legato a un dollaro, al valore di un dollaro, e questo controvalore in stablecoin DAI sarà molto minore, chiaramente, del controvalore degli Ether che ho vincolato. Questo perché? Per evitare rischio di liquidazione. C'è un meccanismo che tiene ancorato il valore di DAI al valore di un dollaro, decentralizzato, quindi non è una stablecoin basata su un deposito bancario o asset sottostanti, ma semplicemente ha un sistema di leve di interessi che non vi sto a spiegare per non fare un video di 3 ore, e vi rimando appunto al mio video su Maker e DAI. Il cambiamento principale è proprio l'aggiunta di altri collaterali sotto a DAI, quindi non ci sarà più soltanto Ether, ma in un primo periodo ci saranno Ether e Basic Attention Token, che infatti in questo periodo sta avendo parecchia domanda. Dopodiché l'ecosistema Maker prevede di allargarsi ulteriormente, implementando in primis il token di Augur RAP. Dopodiché ovviamente saranno le procedure, le votazioni degli holder del token Maker, che come sapete è un token di governance, quindi dà diritto a chi lo possiede di votare e proporre nuove mozioni, come la variazione delle varie commissioni, piuttosto che la percentuale di collateralizzazione minima necessaria, e tra le varie cose appunto la proposta di nuovi token ERC20, perché stiamo parlando ancora di una piattaforma che si basa sulla blockchain di Ethereum, da proporre appunto come aggiunta nei collaterali, come collaterale in più. Qual è il cambiamento principale che si ha con questo salto a più collaterali? Beh, innanzitutto i vecchi DAI diventano, tra virgolette, obsoleti, se vogliamo dire così, nel senso che sono superati
in quanto i DAI a singolo collaterale diventeranno sempre più, andranno sempre più in disuso, fin tanto che il mercato non li escluderà del tutto. In quel momento si attuerà il pulsante rosso di emergenza della piattaforma Maker e pertanto verranno liquidati in massa tutti i CDP rimasti aperti per i vecchi DAI a singolo collaterale. I DAI a singolo collaterale da adesso in poi li chiameremo con la loro nuova nomenclatura, che è SAI, che sta appunto per Single Collateral DAI. I nuovi DAI multicollaterali invece si chiameranno DAI. Quindi le domande che ci sorgono sono: la prima, cosa devo fare se io ho dei DAI in tasca, nel wallet, da qualche parte e voglio fare la migrazione al nuovo DAI multicollaterale e non tenere i SAI? È molto semplice, guardate, c'è una guida che vi linko qua sotto che mi spiega, vedete, passo dopo passo cosa devo fare. As a SAI holder, SAI è il DAI a singolo collaterale, quindi dovete seguire questi passi che sono estremamente semplici. Dovete andare su migrate.makerdao.com, loggarvi col vostro wallet, quindi che sia MetaMask piuttosto che qualsiasi appunto wallet di cui voi detenete la chiave privata, poi fare la voce di redeem, la voce appunto di migrazione da selezionare sullo smart contract, inviare la transazione e i DAI vengono semplicemente sostituiti. Se avete un CDP aperto con i DAI a vecchio collaterale, quindi avete vincolato gli Ether, avete ricevuto i DAI e volete fare la migrazione dell'intero CDP, quindi senza dover fare riscatti né niente, dovete semplicemente andare di nuovo su migrate.makerdao.com, loggarvi, scegliere il CDP da migrare, cliccare su Migra e poi dovete avere sufficienti token maker per pagare la stability fee, che è una fee che si paga appunto alla chiusura del CDP e basta in realtà. Poi una volta fatto questo la migrazione avviene, è estremamente semplice. Una volta fatto questo avrete migrato il vostro CDP e siete belli che tranquilli. Alcuni exchange fanno questo lavoro al posto vostro, ovviamente se avete dei DAI acquistati, non se avete il CDP, perché il CDP è un discorso a parte che va migrato ovviamente, se ne avete uno aperto lo dovete migrare, perché altrimenti vi rimane lì in pending fin tanto che non muore il mercato e vi viene liquidato. Dovete assolutamente migrarlo. Se invece avete acquistato, che ne so, 500 DAI su un exchange, alcuni exchange fanno la migrazione al posto vostro, quindi è sufficiente lasciarli sul wallet dell'exchange e l'exchange vi farà la migrazione. Molti exchange dei principali la fanno, tra cui ho letto Kraken e penso anche tutti gli altri, insomma. Che altro dire? Ecco, se avete dei DAI vincolati in qualche prestito, come ad esempio in Compound, non vi dovete preoccupare, perché non è che il vostro prestito viene chiuso o dall'oggi al domani non vi trovate più gli interessi pagati, ma semplicemente dovete fare appunto maturare l'interesse finché volete, poi però ricordatevi di ritirare i vostri DAI e migrarli ai nuovi DAI multicollaterale, perché così rimanete insomma al passo coi tempi, diciamo così, e non rischiate di detenere dei SAI che poi tendono a non essere più utilizzati. Se avete appunto un prestito con Compound non preoccupatevi, perché Compound continua ad utilizzare anche i SAI fin tanto che appunto il mercato rimane vivo. Mi aspetto, questo sì, magari un po' di volatilità nei tassi di interesse sulle varie piattaforme di prestito, ma questo proprio perché ci saranno un po' di movimenti impulsivi avanti e indietro di DAI da dentro fuori la piattaforma e viceversa, proprio per eseguire la migrazione. Adesso parliamo un attimo dei cambiamenti che il multicollaterale offre. Allora, innanzitutto ovviamente una maggior, tra virgolette, distribuzione del collaterale e della stabilità, quindi della piattaforma, perché so che è paradossale parlare di maggior stabilità quando a Ether si vanno ad aggiungere dei token ERC20 che sono più volatili, però comunque lo scopo è avere più liquidità possibile da più fonti possibile, non importa che siano più o meno volatili. Ovviamente nel momento in cui si va a collateralizzare il proprio CDP, la propria posizione in DAI con altri token, bisognerà stare attenti alla loro volatilità e quindi non... cioè stare attenti appunto a non farsi liquidare il proprio CDP per questo motivo. In ogni caso, un'altra cosa, un altro cambiamento interessante sarà il fatto che la stability fee, che è la fee di chiusura del prestito, del CDP per l'appunto, non sarà più pagata in token maker, ma verrà pagata in DAI dal detentore appunto del CDP.
Questo apre le porte al Oasis DeFi Hub, che è una piattaforma già esistente in realtà, c'è un DEX che si chiama Oasis Trade, costruito proprio sull'ecosistema Maker. L'Oasis DeFi Hub sarà una sorta di compound alla fine, vedete, c'è la nuova funzione, ci sarà Oasis Save e Oasis Borrow, che vi permetterà di utilizzare i DAI per vincolarli in uno smart contract e andare a maturare interesse sui DAI stessi, quindi una sorta appunto di compound integrato nella piattaforma. Questo a che cosa serve? Serve per garantire ancora maggior stabilità alla coin stessa, alla piattaforma stessa, per dare liquidità alla piattaforma e ovviamente per attirare un bacino di utenza ancora maggiore. Chiaramente, vista la proliferazione della DeFi, dell'argomento DeFi, è un qualcosa di molto interessante, perché comunque Maker e DAI sono i pionieri, si può dire, di questo trend che è in crescita più che mai. Quindi chi meglio di loro può andare a implementare nuove funzioni e può andare a migliorare quelle già esistenti? Io credo tantissimo in questa piattaforma, in questo token e nel suo potenziale futuro. Detto questo, le prospettive future, poi una volta che saranno stabilizzati i sistemi e provati di cross-chain, si potrà anche andare a puntare a collateralizzare con coins di diverse piattaforme, quindi di diverse blockchain, scusate. E quello sì che sarà un bello step in avanti. Tuttavia, per adesso rimane vincolato all'ERC20. Se volete monitorare il passaggio da SAI a DAI, come sta avvenendo, in che percentuali, in che quantità, vi lascio il link a questo simpatico tool che hanno costruito dei colleghi italiani, che hanno anche creato un gruppo Telegram che vi consiglio, DeFi Italy, di cui trovate il link qua sotto, e si parla appunto di DeFi su Telegram, e è sai2dai.xyz, ve lo consiglio perché insomma è molto carino e vi fa vedere un po' l'andamento di questa migrazione. Ragazzi, che dire, avete domande, dubbi e quant'altro? Scrivetemeli nei commenti. Io prima di terminare vi ricordo una piccola cosa, perdonatemi la digressione, ma ci tengo a dirvi che sto partecipando al contest di trading di Bybit, che è un exchange insomma di prodotti derivati di perpetual su Bitcoin. Se vi va di unirmi alla mia squadra e di andare a condividere il premio, se lo vinciamo ovviamente, se arriviamo nella top 10 come squadra, c'è un premio che può arrivare fino a 100 Bitcoin, quindi non è roba da poco. Se vi va di partecipare con la mia squadra, nella mia squadra, vi lascio il link in descrizione. Se non siete iscritti a Bybit, vi lascio anche il mio referral link in descrizione, così vi potete iscrivere e poi entrare nella mia squadra. Se entrate nella squadra entro oggi, vi vengono accreditati anche $50 bonus, utilizzabili appunto anche nella gara stessa. Ragazzi, vi faccio un caro saluto e alla prossima!